Iniziamo. Allora, buonasera, benvenuti a questo incontro di Curiosamente. Vi ringrazio di essere qui presenti. Prima di iniziare, mi piaceva far riferimento a delle coincidenze che sono successe negli ultimi 2 giorni, fondamentalmente, che hanno a che fare anche con l'incontro di oggi. Ieri sono stato all'Università Statale a vedere una presentazione, una conferenza del professor Barbero, quello storico che si vede sempre su Rai Storia, che fa divulgazione storica, pur essendo un medievista. Diciamo, le domande che gli hanno fatto vertevano anche sul fatto di come un accademico potesse decidere di scrivere romanzi o di scrivere libri di tipo divulgativo. Avevo appena finito di leggere il libro del professor Capaccioli e il primo collegamento mi è venuto naturale, quindi poi magari sarà una domanda che potrà fare Franco. La seconda cosa è che proprio in questi giorni, lunedì mi sembra, è uscito nelle sale cinematografiche e c'è rimasto solo 3 giorni perché poi finirà nella programmazione, non so se di Sky o di Netflix o cose del genere, un documentario, un docufilm lo chiamano, che si chiama Lunar City, sul progetto di costruire una base spaziale sulla Luna che serva a, diciamo, realizzare appunto un hub attraverso il quale poi proseguire verso Marte, perché Trump, come sapete, ha ripreso un pochettino così la suggestione di Kennedy sulla Luna, quindi ha anticipato di 4 anni il termine che doveva essere, se non sbaglio, nel 2028, lui l'ha anticipato nel 2024 per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Queste due coincidenze cosa? Della prima donna, ecco. Queste due coincidenze mi piaceva ricordarle, visto che siamo qui a parlare di divulgazione, ma di alto livello, quindi non diciamo divulgazione giornalistica, senza voler con questo diminuire il valore dei giornalisti che fanno divulgazione scientifica, e siamo qui a parlare di Luna. E siamo qui a parlarne appunto con il professor Capaccioli, che poi vi verrà, molti di voi lo conoscono di fama ovviamente, ma poi verrà presentato adeguatamente, il professor Mingazzini, che è un po' l'artefice di questo incontro, perché ce l'ha proposto. Il professor Mingazzini è un nostro docente, ex docente di medicina, che è entrato in contatto con il professor Capaccioli e da lì è nata un po' l'idea di realizzare questa cosa. Terzo incomodo, non incomodo, ma anzi spero molto di stimolo, è Franco Bungaro, che oltre ad essere un mio amico personale è collega bibliotecario dell'Università di Torino. Anche lui, terza coincidenza, casualmente laureato in storia a Torino con lo stesso professore di Barbero. Poi le strade si sono divise e quindi diciamo c'è un filo rosso che collega tutti quanti. Lascio la parola al professor Mengazzini e spero che poi ci sia anche un pochettino di spazio per domande o approfondimenti. Grazie. Grazie molto. Il mio compito è quello, si sente, sì, è quello di dare il benvenuto al professor Capaccioli, anche a nome del nostro magnifico rettore, quindi della professoressa Giovanna Iannantuoni. Io ringrazio il professor Capaccioli di averci fatto l'onore di venire qui nella nostra università, nel nostro Ateneo di Milano Bicocca, dall'Università Federico II di Napoli. Ma perché è un grandissimo onore avere qui oggi Capaccioli? Perché il professore che sta qui di fianco a me ha avuto una brillantissima carriera e io
mi scuso, ma devo leggere queste, tutti questi titoli che si affastellano un po' nella mia mente. Il professor Capaccioli si è laureato magna cum laude in fisica all'Università di Padova nel 69, correggimi poi se dimentico qualcosa, e nell'89 è stato dall'Università di Padova proclamato professore ordinario di astronomia. Ha lavorato a Padova per molti anni, e per molti anni in collaborazione con l'Università di Austin in Texas, che l'ha nominato anche professore di questa università. Nel 95 si è trasferito alla Federico II di Napoli e nel 2014 è stato nominato professore emerito della Federico II. Il professor Capaccioli ha diretto l'osservatorio astronomico di Capodimonte dal 93 al 2005 e per una decina di anni è stato presidente della Società Astronomica Italiana e membro del Consiglio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. I campi di ricerca di Capaccioli sono stati la dinamica dei sistemi stellari, la cosmologia osservativa, il calcolo delle distanze astrali, le galassie sferiche e le galassie ellittiche e la materia oscura. Capaccioli è autore di oltre 500 pubblicazioni con articoli su primarie riviste internazionali e libri a stampa. Ha partecipato alla progettazione, alla costruzione ed è stato uno dei direttori del telescopio a grande campo che si trova sui monti cileni. Nel 2005 è stato nominato per meriti scientifici commendatore della Repubblica Italiana e ha avuto 4 lauree honoris causa dalle università di Mosca, di Dubna, di Kharkiv e di Pyatigorsk. Gli sono state assegnate 3 medaglie d'oro al merito scientifico, la medaglia Struve dell'Università di San Pietroburgo, la medaglia Karazin, l'Università di Kharkiv, e la medaglia Gamov dell'Università di Odessa. Quindi capite che onore sia per me oggi avervi presentato ed avere qui nel nostro Ateneo il professor Capaccioli. Prego. A lei la parola. Io ero impegnato nella mia attività primaria. Allora, ringrazio il professor Mingazzini di aver dato lettura di questo sintetico curriculum che, come potete immaginare, mi ha messo assolutamente a mio agio. Io con il professor Capaccioli ho avuto una interessante telefonata che mi ha incuriosito e per molti aspetti intrigato più che divertito, esattamente come il libro che ho avuto la fortuna di leggere, ma certamente se avessi prima letto questo curriculum sarei stato molto più ingessato, questo dico la verità, quindi ora abbiate, come dire, perdonatemi, devo recuperare la mia, come dire, il mio allure ideale. Allora, mettiamola così, di fronte a chi ha presentato, di fronte al professor Capaccioli, il mio curriculum è effettivamente piuttosto striminzito. Io sono un bibliotecario, tra l'altro sono un bibliotecario in pensione da pochi giorni, sono stato coinvolto, e lo ringrazio, da Maurizio Di Girolamo, soprattutto perché qualche anno fa ho pubblicato un libro, in realtà ho fatto parte di un libro che si occupava
di calcio e totalitarismi, concentrandomi in particolare sul football in era sovietica, anzi per essere precisi bisognerebbe dire in era russa, perché mi sono concentrato in particolare sulla figura di un calciatore russo, calciatore dirigente, si chiamava Nikolai Starostin, il quale ha avuto la fortuna di nascere nel 1898, quindi in piena Russia zarista, di dare vita a una squadra di calcio molto particolare che è lo Spartak di Mosca, di commettere l'errore di marcare Beria troppo bene, e questo gli ha fatto guadagnare una decina di anni di gulag, ha vinto anche il campionato dei gulag, quindi insomma, e alla fine ha chiuso la sua esistenza alla fine degli anni 90, quindi anche andando oltre quel periodo. Dicevo, mi fa molto piacere di potermi occupare, di poter fare da spalla al professor Capaccioli, perché questo libro ha una serie di elementi che io trovo particolarmente interessanti, è scritto in maniera estremamente piacevole e con una profondità che il curriculum che è stato letto ci fa comprendere da quale radice arrivi. È però anche un libro estremamente godibile per il lettore comune. Per quello che mi riguarda, non mi ha richiamato soltanto le cose che ho conosciuto occupandomi di Unione Sovietica attraverso la figura di Starostin e il gioco del calcio, ma anche per una questione di età. Io ero un bambino negli anni 60, anzi diciamo gli anni 60 sono stati gli anni nei quali io sono passato dall'infanzia alla prima adolescenza, ed è stato fortemente segnato da due cose. Una sicuramente l'idea del viaggio nello spazio, ma soprattutto l'idea della Luna, cioè la Luna era molto presente per noi bambini, perché intanto la vedevamo, scoprivamo che non c'era solo di notte, che c'era anche di giorno, ce ne parlavano ed era un obiettivo, un target. E curiosamente questo target, curiosamente ma non casualmente, è stato raggiunto entro la fine del decennio, quindi ho cominciato a sognarlo insieme ai miei compagni quando avevo 5-6 anni e l'ho visto realizzato quando ne avevo una quindicina. Questo diciamo è stato il primo punto, l'altro nel frattempo me lo sono dimenticato, ma mi tornerà in mente sicuramente. Detto questo, il libro mi ha dato quindi la possibilità di ritrovarmi in una serie di aspetti che erano anche parte della mia memoria personale, della mia conoscenza, mi ha confermato in questo, ma mi ha dato anche molto di più, una serie di elementi che non conoscevo e che sono di particolare interesse. Quindi, in questo quadro, in questa vicenda, che è quella che concentra tutta l'attenzione sulla parte, diciamo così, avuta dall'Unione Sovietica in quella che noi chiamiamo la corsa alla Luna, o comunque in quello che è stata la conquista dello spazio, c'è tutta una parte iniziale che è quella che riguarda, diciamo così, i precursori, tutto ciò che viene prima. Noi abbiamo cominciato a entrare, e il libro da lì parte, nel rapporto di competizione fra Stati Uniti e Unione Sovietica alla fine degli anni 50, nel 1957, quando è stato lanciato il primo satellite. Il primo satellite è figlio però di un'esperienza molto più lunga che comincia almeno una sessantina d'anni prima e da lì vorrei partire insieme al professor Capaccioli. Il primo punto è una figura che io non conoscevo assolutamente, che è quella di uno scienziato russo che si chiamava Konstantin Tsiolkovsky, il quale diciamo, apre il libro con questa citazione: la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può rimanere nella culla per sempre. Che già è qualcosa di estremamente promettente. E successivamente, nella vicenda di questa persona, arriviamo al 1903, cioè l'anno qui viene citato, in cui Orville Wright per la prima volta si stacca da terra per una dozzina di secondi, e Konstantin Tsiolkovsky, questa persona che aveva anche una serie di situazioni di sua difficoltà personale, come spesso capita ai geni e agli anticipatori, in quello stesso periodo pubblicò un libro dal seguente titolo: Esplorazione degli spazi cosmici con razzi a
propulsione. E quindi io cercherei di partire da qui e chiederei al professor Capaccioli di cominciare a spiegarci qualcosa di Ciolkowski e del legame fra gli studi di Ciolkowski e poi quello che concretamente è avvenuto. Benissimo, grazie. Io non credo di avere bisogno del microfono, ne ho bisogno? No. Io non ne ho bisogno, voi forse. Io mi sento. Volevo risponderti naturalmente immediatamente, ma prima consentimi di ringraziare Paolo Mingazzini per questo invito. Io ho conosciuto Paolo da poco tempo, siamo diventati amici in pochi giorni e abbiamo parlato di tante cose che non hanno a che vedere con la medicina o non hanno neanche a che vedere con l'astronomia e ci siamo divertiti moltissimo. Sono felice di essere tornato a Milano, città che mi piace moltissimo, e in questa università dove sono venuto poche volte, devo dire, quasi sempre per fare concorsi, e non è bellissimo fare concorsi perché mi sono sentito in questi ultimi anni una specie di boia di Londra, perché tutto sommato ti trovi 100 giovanotti e signorine che sono magari più bravi di te e ne devi scegliere uno, e questo è abbastanza avvilente nel nostro paese. Detto questo, fatta questa premessa, ne volevo fare anche un'altra relativamente al calcio, ma la faremo dopo. Io sono tifo per il Napoli e quindi ho una particolare avversione per la Juventus, sappiatelo. Te ne sono grato. Detto questo, passiamo a Ciolkowski. La storia dell'uomo è disseminata di momenti nei quali succede qualche cosa che prima non c'era e poi c'è. E c'è sempre qualcuno che la fa succedere, però di fatto non è, forse Kuhn avrebbe gradito l'idea della discontinuità, ma in realtà non c'è una discontinuità, c'è sempre qualcuno che ci aveva pensato prima, qualcun altro che ci ha pensato ma non l'ha detto, l'ha detto solo ad alcuni, quindi non è sorprendente che questa faccenda del volo attraverso razzi abbia un iniziatore, ma non è nemmeno l'unico iniziatore. In realtà i razzi nascono nel momento in cui i cinesi inventano la polvere da sparo, infilano un po' di polvere da sparo dentro un pezzo di canna di bambù, gli danno fuoco e questo parte, va in tutte le possibili direzioni, perché un razzo del genere deve avere il baricentro posto dietro al bruciatore, ma non ha importanza. Poi i cinesi capiscono come fare, ci attaccano un bastoncino, gli inglesi capiscono che questo può essere utilizzato come un'arma davvero efficiente, l'avevano fatto anche i cinesi, in realtà avevano vinto un'importante battaglia utilizzando queste specie di catiusce ante litteram. E finalmente si arriva a quest'uomo che è un uomo strano. Tu hai ragione, bisogna essere strani per essere geni, perché il genio non è normale, è una normalità meravigliosa, una normalità straordinaria, ma è una anormalità, e queste anormalità spesso si accompagnano con delle anormalità meno gradevoli. Nel caso specifico lui era sordo, sordo come una campana. C'è una fotografia con un attrezzo acustico simile a quelli che trovereste nella casa di Beethoven a Bonn se andaste a visitarla, quelle tristi cose che si utilizzavano per... Bene, in questa sua sordità, in questa sua fede adamantina nel progresso, nel futuro, in una sorte dell'uomo diversa da quella che veniva dipinta all'epoca, non dimentichiamoci che siamo in un periodo zarista, in pesante periodo zarista, poi lui vivrà anche la caduta dello zar, l'arrivo dei soviet, e li vivrà anche questi come speranza per un futuro migliore, perché lui ha in testa un'umanità che conquista il mondo, il mondo nel senso dell'universo, e nel conquistare l'universo conquista il bene, cioè i due processi sono collegati. Questo gli viene da un filosofo, Fyodorov, che è un cosmista, appunto uno di quelli che credono che l'uomo sia stato
generato, non so bene da chi, ma generato con un fine preciso, quello di raggiungere la felicità conquistando il cosmo. La cosa divertente è che anche il cosmo è felice di essere conquistato dall'uomo in questa strana, strana filosofia. Questo era un uomo incredibile, un uomo figlio di un principe, tra l'altro il principe si chiamava Gagarin. La cosa divertente, il babbo principe si chiamava Gagarin, poi il contadino bielorusso volerà per primo, sarà la prima aquila a volare nello spazio. Fyodorov è un pazzo scatenato, vive, fa il bibliotecario, già questo, tutto si tiene, non c'è niente, non c'è niente da fare. Il filo rosso della storia. Adesso io non so di te, ma lui dormiva in biblioteca coprendosi di giornali, perché spendeva tutto quello che aveva per far mangiare i, i poveri studenti e cercare di educarli, tra questi anche Tsiolkovsky. Tsiolkovsky resta incantato dalla, dallo spirito di sacrificio e dall'ideale che brucia negli occhi di questo vecchio, e comincia a pensare seriamente a come utilizzare un razzo, e naturalmente ci mette un po' di fisica, nemmeno troppo sbagliata. L'equazione di Tsiolkovsky è ancora un'equazione valida per la spinta del razzo. Contemporaneamente però ci mette la fantasia, conquisteremo la Luna, andremo su Marte, faremo colonie nello spazio e via discorrendo. Tutti quei sogni che poi, se vengono divulgati, possono servire ad accendere fuochi che altrimenti non si sarebbero accesi. Uno di questi fuochi è in America, è Goddard. Goddard è un altro sognatore, un altro non completamente normale, che a un certo punto si mette in testa di fare un razzo a propellente liquido. Voi direte, dove sta la novità? La novità è enorme, è grandissima, perché il propellente liquido ha tutta una serie di vantaggi. Ricordatevi che nello spazio voi il comburente ve lo dovete portare, l'ossigeno ve lo dovete portare, vabbè, poco male, ce lo metti. Ma dove sta il vantaggio di usare il gas? Che quando voi bruciate un combustibile solido, il 90% va in cenere, va in particelle, ci perdete un sacco di energia, mentre qui l'energia persa è molto poca. Ma poi c'è un secondo vantaggio. Pensate al rubinetto del gas. Se voi accendete un cerino, il cerino brucia, non lo potete spegnere e poi riaccendere. I carabinieri ci provano a spengerlo e riaccenderlo, ma non funziona. Invece il gas voi lo potete... Ci sono carabinieri juventini in sala. Sarebbe il peggio. Abbiamo cominciato. I carabinieri delle barzellette, naturalmente. Se voi accendete il gas della cucina, lo potete accendere, scaldare il latte, poi spengere, poi riaccendere tutte le volte che vi serve. Vi serve una scintilla per farlo partire, e questo ovviamente è particolarmente comodo. Sono solo una parte dei vantaggi di quella che è una svolta epocale nel volo spaziale. Nella propulsione a razzo, lasciamo stare il volo spaziale, perché il povero Goddard, che è citato, addirittura esiste il Goddard Space Flight Center in America in memoria di questo grande uomo, Goddard è citato come il pioniere americano dello spazio, in realtà i suoi razzi sono arrivati alla incredibile altezza di 5 km, cioè questo è il massimo che è riuscito a fare. Tra l'altro era talmente insicuro di quello che faceva che si procurò un ranch in Arizona, in modo tale che l'unica cosa che gli poteva succedere è che cadesse in testa qualche pelle rossa, ma a quel punto i pelle rossa erano ormai infiacchiti dall'alcol, quindi non avrebbero nemmeno protestato. Diciamo che il livello di rudimentalità delle macchine di Goddard è impressionante, ma è impressionante anche vedere la sua officina, che sembra l'officina di uno che fabbrica biciclette. Il camioncino con il quale trasporta i suoi razzi nel luogo di lancio, che è semplicemente un pezzo di prateria dell'Arizona. Tutto questo avviene tra il 30 e il 40. Signori, nel 44 vola un aggeggio di 14 metri di lunghezza, che fa 3.000 km a 5.000 km all'ora con una spinta poderosa, poi si spegne e con i giroscopi riesce ad andare esattamente dove vuole, portando una testata di non mi ricordo quante tonnellate di tritolo, pare 3, per fortuna nostra è un gioiello bellico inutile, perché costa un pozzo di soldi e ogni volta che lo usate lo rompete. Quindi fu un fallimento, ringraziando il Dio, dal punto di vista militare, ma fu veramente l'esplosione
delle attività spaziali. Dopo le V2 di von Braun, il sogno di Tsiolkovsky, il sogno di Goddard, il sogno anche dei francesi, degli italiani, che avevano sperato di poter un giorno, il sogno di quel povero Cristo di cinese che nel 1500 decide di sedersi su una sedia, far mettere 48 candelotti di dinamite o giù di lì sotto la sedia, e poi i suoi assistenti gli danno fuoco in modo che lui possa raggiungere la luna. Qualcosa ha raggiunto, no? Qualcosa ha raggiunto perché è scomparso. Cioè si dichiara che non si sa se è decollato o così, comunque non c'era più. Ecco, questi sogni incredibili che appartengono alla storia della letteratura di fantascienza, se così si può dire, anche se la letteratura di fantascienza nasce nel Novecento, ma Luciano di Samosata, per esempio, parla di viaggi alla luna, di viaggi al sole, cioè ci sono queste cose, Barone di Munchausen, ci sono tutte queste cose che uno potrebbe anche raccontare per tracciare questo percorso di voglia alla luna, di voglia allo spazio, di voglia al volo, Leonardo. Ma in realtà chi dà la svolta, ahimè, è von Braun. Allora, aspetta un secondo, perché io mi hai già bruciato il 75% degli appunti, quindi speravo adesso... Il 100. Adesso... No, la domanda era proprio questa. Allora, la personalità, a parte ovviamente le personalità politiche dell'epoca, a parte gli astronauti, insomma, a parte quello che era l'elemento più in primo piano, questo elemento lo trovavi di più sui giornali che non in televisione in quel momento, forse perché la televisione provava un minimo di impaccio nell'affrontare questa figura, o forse semplicemente perché era la figura, diciamo, di backstage, la più importante, era quella di von Braun, che ha questo piccolo problemuccio che la prima parte della sua carriera la fa nella Germania nazista, facendo quello che dici tu, insomma, Peenemünde, le V2 e così via. Allora, il punto è che però io mi sono segnato una cosa che a me personalmente del libro ha incuriosito molto, ed è che pochi giorni prima che, diciamo così, quel mondo, il mondo, diciamo così, l'universo degli anni 20 in Germania come negli Stati Uniti venga messo da parte, venga messo tra parentesi dal crollo di Wall Street, da tutto quello che ne consegue e tutto quello che si porta dietro, viene presentato un film del regista più alla page della Germania di quei tempi, cioè Fritz Lang, che si intitola, forse su indicazione della signora in prima fila, Una donna sulla luna. Quindi c'era qualcuno che quasi 100 anni fa già c'era arrivato. Perdonami, ti devo interrompere. C'è stato un direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, certo Ernesto Capocci, che nel 1857 pubblica, lui era agli arresti domiciliari all'epoca, non per tangenti, ma perché aveva partecipato alle rivolte del 48. Era agli arresti domiciliari, scrive questo libro intitolato Primo viaggio alla luna di una donna nell'anno di grazia 2057. La donna è ovviamente Urania, è una metafora, però Patrizia. E siccome tutto si tiene nel 1857, l'anno di nascita di Tsiolkovsky, quindi vedete, esatto, che tutto si tiene, ma proprio... Allora, Lang però questo film lo fa anche cercando di, come dire, avere un apparato documentario dietro le spalle, e utilizza le competenze di un'altra figura che svolge un ruolo, che è un signore che io non conoscevo assolutamente, che si chiama Hermann Oberth, che tra l'altro ha avuto una vita lunghissima, è morto quasi centenario nel 1989, quindi relativamente, diciamo, un bel po' dopo gli eventi cruciali che sono il cuore del libro, e che aveva una serie di caratteristiche. Ha dato anche lui un contributo importante a questa parte e, se ho capito bene, è stato il maestro di Werner von Braun. Sì, è stato, diciamo che ha acceso la miccia. Non è stato il maestro, perché anche qui ci troviamo di fronte a un personaggio singolare. Oberth è uno che comincia abbastanza bene la sua vita, figlio di un medico, lui viene
dalla Romania, da quella parte della Romania, Bulgaria, che è stata occupata dall'impero austro-ungarico, quindi lui è in realtà un tedesco. Va a studiare in Germania perché il babbo lo manda a studiare dove si studia meglio, e nel fare la sua tesi di dottorato si innamora di questa idea dello spazio e cerca di farsi approvare a Heidelberg una tesi di laurea di dottorato, nella quale racconta di treni, di astronavi che si attaccano nello spazio, cioè una cosa estremamente qualitativa in un posto estremamente quantitativo, per cui quando vedono questa cosa gli dicono: figlio mio, ma tu sei pazzo. A Napoli avrebbero detto. Lui si offende, se ne va, fa pubblicare questa cosa per conto, tanti soldi ce li ha perché ce l'ha il suo babbo, e da lì incomincia perché non solo pubblica la tesi, ma poi la pubblica come libro una prima volta, poi una seconda volta molto migliorato. E siccome è ricco di suggestioni questo libro, che cosa fa? Incanta i giovani. I giovani sono innamorati all'idea di pensare che si può fare un'astronave, che eccetera. Le idee di Oberth sono idee rivoluzionarie, in realtà ci ha azzeccato su molte cose, ma guardate, io voglio mettervi in guardia, se mi è consentito, su questa che è un'abitudine soprattutto del web. E se il web si appropria di un personaggio, te lo vende non per quello che è, ma per quello che il web vorrebbe che fosse. Vi faccio un esempio. C'è un certo reverendo Mitchell, nel 1700, che ha inventato i buchi neri. No? Si dice che abbia inventato i buchi neri. Allora uno dice: non è stato Einstein, anzi non è stato Schwarzschild risolvendo le equazioni di Einstein a scoprire i buchi neri, ma è stato un reverendo inglese. Fateci caso, c'è sempre un inglese che ha scoperto qualcosa prima degli altri. Sempre. Incluso questo. Ma questo che cosa aveva fatto? Aveva fatto qualcosa di simile a quello che poi farà Laplace, cioè aveva detto: se voi prendete una palla d'acqua sufficientemente grande, ma grande, 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 la gravità sulla superficie sarà tale per cui nemmeno la luce riuscirà a fuggire. Una brillante idea, perché comporta immaginare la luce come fatta di particelle, all'epoca non si sapeva, insomma c'è tutta una... C'è tutta un'anticipazione, ma contemporaneamente il modello è ridicolo, perché una sfera d'acqua di quelle dimensioni collasserebbe all'istante e quindi non potrebbe esistere un corpo del genere. Allora bisogna stare molto attenti quando si parla di questi personaggi. Anticipano nel senso che hanno una fantasia sfrenata, dicono delle cose e, diciamo così, hanno l'intelligenza di dire delle cose sensate che poi alla fine funzionano. Ma Oberth quello che fa soprattutto è di scatenare, anche attraverso il film di Lang, dove costruisce un'astronave che sembra un'astronave, sembra l'Apollo 5, insomma, è veramente un'astronave, tra un'astronave e un proiettile, però, insomma, più o meno. Ecco, sono questi personaggi che accendono nella fantasia di alcuni giovani brillanti, e il giovane brillante in questo caso è von Braun, personaggio su cui, se mi dai un secondo, vorrei spendere una parola, perché von Braun non è un cattivo. Von Braun è un visionario che tutto sommato, in modo machiavellico, guarda al fine e non ai mezzi, e quindi accetta di fare l'SS, accetta di lavorare per Hitler, pur di portare avanti questo suo disegno, ed è talmente, tra virgolette, cinico in questa sua fantasia, che quando Hitler perde la guerra, lui si guarda attorno e dice: e adesso che faccio? Dice: ma io sono un valore aggiunto, mi vendo come tale. Se ne va in un bel albergo sulle Alpi italiane, aspetta, bevendo champagne, che arrivino con un braccio ingessato, rotto, perché ha avuto un incidente di macchina, aspetta che arrivino gli alleati e dice: ragazzi, io sono io, che vogliamo fare? E quelli dicono: vieni con noi. Naturalmente non lo possono perdonare sull'unghia, ma... Lo ha fatto anche in modo di evitare che l'incontro avvenisse con i sovietici, che cosa che avrebbe potuto più probabilmente avvenire. Certo, bastava che si fermasse, esatto. Arrivavano i sovietici per primi, ma non gli conveniva di certo, perché certo non avrebbe avuto la stessa accoglienza. Poi devo dire che ideologicamente era leggermente orientato verso destra, in considerazione del fatto che poi farà un sodalizio con Walt Disney, che è uomo di McCarthy, insomma, un uomo di estrema destra. In conseguenza di tutto questo,
Noi non dobbiamo giudicare von Braun per quello che ha fatto, che è indubbiamente indegno in una parte della sua vita, ma secondo me lo dobbiamo giudicare per la parte meravigliosa che ha svolto nella conquista della Luna. Senza von Braun gli americani alla Luna non ci andavano, questo è poco ma sicuro. Anche perché stiamo arrivando al 110% delle parti bruciate. Vabbè, ma tanto c'è il 200. Anche perché gli americani solo lui avevano, i russi, i sovietici ne avevano a grappoli di geni. No, dicevo che me lo stai bruciando, perché in realtà io pensavo di introdurre von Braun nella terza parte. Allora della introduci. Nostra. No, ma adesso ci arriviamo. Perché in realtà il punto è che von Braun fa questo passaggio che nessuno aveva fatto. Di fatto lancia le V2, che sono una cosa terribile, fanno dei danni, sono anche una cosa per certi aspetti antieconomica, perché appunto sono un'arma che non è affatto decisiva, ben più terribile è l'arma che riescono a portare a termine gli americani alla fine della guerra e che poi determinerà una serie di tutta la vicenda successiva. Però nel frattempo appunto accade, stiamo parlando del 1945, il periodo in cui con il braccio rotto von Braun si presenta agli americani dicendo magari vi posso essere utile, e facciamo passare 12 anni nei quali capitano un mucchio di cose, appunto anche i sovietici, prima gli americani lanciano un paio di bombe atomiche sul Giappone, poi l'atomica ce l'hanno anche i sovietici, questo avviene tra l'altro anche per una fuga di notizie dal gruppo che lavora allo sviluppo in America. C'è un primo grosso confronto militare, che è la guerra di Corea, che avviene nella prima metà degli anni 50, e dopodiché, dal mio punto di vista, out of the blue, come dicono gli inglesi, cioè dal nulla, d'improvviso, una notte di dicembre del 1957, una cosa del genere, si scopre che una pallozza, quanto era grande lo Sputnik? Non so, no? 60 centimetri. Esatto, era una pallozza quasi irrilevante, viene spedita nello spazio e fa un giro intorno alla Terra. Gli americani si prendono una strizza tremenda e questa cosa ha una grande importanza da tutti i punti di vista, dal punto di vista perché accende la corsa allo spazio e poi ne riparleremo e genera anche una serie di aspetti. Io sono nato e cresciuto alla periferia di Torino, credo che non fosse diverso a Milano, a quell'epoca qui siamo dove c'era la Pirelli, Torino, io abitavo tra la campagna e le fabbriche, che erano le due grandi realtà che in quel momento si contendevano la città, e abitavo, come è successo in tutta la periferia torinese, in un enorme palazzo pieno solo di immigrati, o dalla campagna vicino, o dal Veneto, o dal sud, ma comunque tutte persone che erano venute in un modo o nell'altro per lavorare e sostituivano quella campagna con un progressivo avanzare della città, con tutto quello di interessante e di contraddittorio e anche di poco piacevole, ma anche di molto entusiasmante. E quindi nascevano delle cose nuove. Quindi quando io sono arrivato lì, sotto casa mia hanno aperto un bar, il bar Sputnik. Ora, mi pare abbastanza significativo, no, di questa cosa qua. Cioè, alla fine di quell'epoca, e di questo se ne è parlato fino a metà degli anni 60 almeno, gli amici di mio papà, le persone che sentivo, avevano, anche se non erano comunisti magari, o addirittura avevano idee diverse, provavano però una sincera ammirazione per l'Unione Sovietica. C'è lo Sputnik, subito dopo lo Sputnik o qualche tempo dopo lo Sputnik, viene lanciata in orbita il primo essere vivente, che è una cagnetta che si chiama Laika, e allora immediatamente anche Laika era ovunque, no? Ci sono varie cose che si chiamano Laika, e Laika ebbe anche lei fu un enorme successo. E poi c'è l'evento degli eventi, no? Il grande momento che improvvisamente veniamo a scoprire. Io mi ricordo la foto di questo signore, questo giovane, si chiama Gagarin, tipo di casa mia aveva una definizione ridicola, cioè si vedeva quasi nulla. Un grosso pixel. Era un affare così, quindi c'era questo, e di fianco c'erano delle cose scritte a macchina, che era il lancio dell'agenzia TASS, che diceva abbiamo mandato questo, è tornato, eccetera. Su questa cosa di Gagarin io poi mi permetterei di tornare, perché è la pagina che
mi ha dato di più di questo libro, che mi ha dato moltissimo, devo dire la verità. Allora, questo è quello che avviene. Avverrà poi ancora un'altra cosa, secondo me anche questa è estremamente importante e interessante, perché viene anche lanciata una donna nello spazio, la prima in assoluto, Valentina Tereshkova o Tereshkova, ed era così forte questa cosa che quando viene data la notizia di Valentina Tereshkova, Franca Valeri, che faceva la signorina snob, forse faceva la telefonista, perché era un personaggio che parlava romanesco, fa la telefonata con un'amica parlando male della Tereshkova, dice no, ma con quella cosa che andava davanti non si vedeva cos'è, no, e poi come aveva i capelli, come era fatta, insomma c'è tutta questa cosa qua. Quindi i sovietici sono in vantaggio, in enorme vantaggio, e sappiamo anche che per un bel po' di tempo gli americani non ce la fanno. Cioè provano, lanciano dei missili, questi missili gli si collassano davanti agli occhi, fanno delle figuracce terrificanti, che tra l'altro, essendo comunque gli americani più democratici, più aperti alla stampa e alla comunicazione, sono tutte figuracce delle quali si vengono a sapere delle cose. Di quello che fanno i sovietici si viene a sapere solo dopo. Allora, la mia domanda è duplice. La prima è: come diavolo è che i sovietici hanno preso questo vantaggio, e in parte l'hai anticipata prima, e la seconda cosa è: come mai gli americani non ce la facevano, e che cosa fanno, com'è che switchano passando da una posizione di 5-0 a una posizione, diciamo, di 3-2, che poi riusciranno a capovolgere a un certo punto. Ma diciamo, per esempio, il lancio di John Glenn me lo ricordo, insomma, non è mai stato Gagarin, perché purtroppo per lui è stato il secondo, però diciamo, era stata una risposta, no? Nello stesso anno solare, se ricordo bene. Deve addirittura farsi la pipì addosso. Sì, è vero, sì. Ci sono tutta una serie di problemi nell'andare nello spazio. Dunque, io devo riprendere un attimo questo bel excursus che hai fatto per fare una notazione. Noi non saremmo secondo me, noi non saremmo andati sulla Luna senza la bomba atomica. La bomba atomica ha avuto un'importanza capitale nel progresso dell'umanità nella seconda parte dello scorso secolo, perché ha creato la guerra fredda. La guerra fredda è stato un confronto freddo, per l'appunto, che poi non vuol dire niente freddo, perché le guerre se ne facevano e come, ma bisognava farle con metodi convenzionali, quindi non si poteva farle attraverso i due attori principali, bisognava farle con delle comparse. E quindi il mondo è stato infiammato da tutti i tipi di guerre, sia quelle convenzionali che le guerre commerciali, che tutti gli orrori possibili, però la guerra principale tra Stati Uniti e Unione Sovietica non si poteva fare, bisognava farla sotto traccia, perché c'era la bomba atomica. La bomba atomica nasce perché Hitler, gli scienziati tedeschi e Hitler vogliono la superbomba. Gli americani e gli inglesi riescono a carpire la cosa, decidono gli americani di fare la bomba e fanno l'investimento a Los Alamos, riescono a fabbricare la bomba. Se voi andate su Wikipedia a vedere chi erano gli scienziati a Los Alamos, vi accorgerete che ci sono, mi pare, 24 premi Nobel, tra quelli che erano già premi Nobel e quelli che poi diventeranno premi Nobel. Cioè una concentrazione mai vista di cervelli per fare una bomba. Cosa succede? Che quando Truman va a Sesselenhof, si riunisce con Stalin e con Churchill per decidere cosa fare della Germania, Truman, che non è un grande diplomatico, prende da parte Stalin e dice: sai, io ho la bomba atomica, tra poco la butto sul Giappone. A Stalin gli viene uno sturbo, dice: ma come, io non ce l'ho? E allora immediatamente dà ordine a Beria. È un'invidia che muove tutto. È un'invidia ben focalizzata questa volta, perché effettivamente gli americani a quel punto erano i padroni del mondo. Nessuno sapeva che non ne potevano fare una terza facilmente, cioè le due bombe che avevano erano due punto, poi ci voleva tempo per fare, però poco tempo rispetto a chi non ce l'ha per niente. E Stalin dà ordine a Beria di fabbricare la bomba. Beria, che è quello che è però un organizzatore eccezionale, ci sono dei grandissimi cervelli, anche tu l'hai detto,
fuori dall'Unione Sovietica che per fatto ideologico portano le informazioni all'interno, la bomba viene. Nel 53 c'è il primo test sovietico, hanno entrambi la bomba. A questo punto scoppia la guerra fredda, perché appunto non si può fare guerra, quella che Churchill aveva disperatamente cercato di accendere alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando aveva detto agli americani dai continuiamo e liberiamoci anche dei sovietici, questo non si poteva più fare. C'era però un problema: avere la bomba non basta, bisogna anche portarla dove deve essere lanciata. Per gli americani non era un grande problema, perché avevano i B-52, i sovietici avrebbero con gli Yushin avrebbero potuto farlo lo stesso, ma gli americani potevano far partire i B-52 dalla Turchia, dall'Italia, dalla Germania. I russi per andare su New York o peggio su Los Angeles dovevano attraversare l'oceano, e se un aereo deve attraversare l'oceano è facile intercettarlo e buttarlo giù. Quindi i russi non avevano l'arma completa. Per questo Stalin decide di investire contestualmente nei razzi, perché il razzo avrebbe potuto superare forse questo ostacolo. Ed è proprio nel momento in cui Korolev, il grande genio assoluto dello spazio, il più grande degli ingegneri spaziali a mio avviso, consegna non più a Stalin che ormai è morto, ma a Khrushchev il Semyorka, l'R7, il razzo che poi andrà nello spazio, e dice guarda che se mi dai qualche soldino e un pochino di tempo, io in 448 ti mando un satellite artificiale. Khrushchev non sapeva nemmeno cosa fosse un satellite artificiale, però aveva il fiuto del vecchio contadino, astuto come pochi. Non ci dimentichiamo che lui è stato commissario politico a Stalingrado, voglio dire, cioè non era quel pittoresco nanerottolo che abbiamo visto battere la scarpa alle Nazioni Unite, era una persona di finissima intelligenza, di grandissime capacità, e dice va bene, proviamoci. Perché lo fa? Perché gli americani, contenti della loro superiorità, dormivano sonni tranquilli, Eisenhower aveva detto io sapete che faccio nel 57, che è l'anno internazionale della geofisica, vi mando un satellite artificiale che dall'alto studierà la Terra, no? E lo dice a tutti, e Khrushchev capisce che se riesce a batterlo fa un colpo straordinario, siccome la guerra fredda era fatta a colpi di propaganda. Questa era una propaganda strepitosa, quindi era veramente vincere una grande battaglia. Ecco perché dà Korolev la possibilità di fare. Ricordiamoci che Korolev era un galeotto, veniva da un gulag, non aveva più i denti perché li avevano spaccati tutti. Nel gulag ci andava. Cioè, diciamo, un tour nel gulag nell'Unione Sovietica di Stalin era... Sì, lui era anche finito in una sciarasca, cioè in un gulag a 5 stelle, diciamo, rispetto a quelli... Però era stato un anno in un posto terrificante. Cioè lui non era un personaggio, inizialmente non comincia, era ancora sotto il controllo di polizia. Lui ancora doveva rendere conto al KGB di quello che faceva, gli controllavano il telefono. Quindi non era un uomo liberissimo. Però... con la liberatoria di Khrushchev lui può fare quello, e decide di cambiare in 448 il Semyorka, lo modifica per lanciare lo Sputnik, e lo Sputnik si chiama satellite semplificato perché non c'avevano tempo di metterci dentro niente. Allora dice ci mettiamo una scatola di baci perugina, non lo so, una cosa qualunque, ci mettono una trasmittente perché quella è fondamentale, perché fa bip bip, ci sono quattro lunghe antenne in modo che gli americani lo sentano bene, no? Lo fanno bello lucido in modo che si possa vedere, no? Se uno ha gli occhi buoni riesce a vederlo, e poi mi pare che ci mettono un termometro dentro, se ricordo bene, niente, non c'è niente dentro, però è la dimostrazione che loro riescono a fare una cosa che gli americani non hanno ancora fatto. Gli americani restano sorpresi e spiazzati da che cosa? Dal fatto che in America, mentre in Unione Sovietica c'è un capo e poi ci sono i militari che vogliono
il razzo, questo razzo viene modificato. In America ci sono le forze armate, l'aviazione e soprattutto la marina. L'aviazione e marina, l'esercito c'entra poco in questo, che si contendono lo spazio. Allora, la marina è più per uno spazio civile, diciamo, uno spazio da esplorare. L'aviazione invece è per uno spazio di tipo militare. Questi si combattono a sangue, non mettono insieme le forze, non riescono a fare nulla e subito dopo Khrushchev, che nel frattempo aveva detto a Korolev, se vuoi vivere fammi qualcos'altro immediatamente, quello mette la cagnolina all'interno. Gli americani che cosa la vita possono... di Korolev era particolarmente... Sì, perché Korolev addirittura anticipa la partenza dello Sputnik di un giorno, nonostante tutta una serie, per il terrore che possa partire, perché qui siamo di fronte a una gara. Siamo di fronte a una gara. Una gara, voi pensate alle gare di Formula 1, durano due ore, 30 centesimi di secondo sul traguardo, io sono primo, tu sei secondo. E quando sei secondo, sei secondo. Non importa se è 30 centesimi di secondo in due ore di gara, sei secondo. Quindi Korolev deve fare questo e manda Laika. Laika, la storia di Laika è bellissima, per esempio. Sapete, Laika, uno pensa, sarà stata allevata in uno specialissimo laboratorio dove avranno creato questo cane per lo spazio. No, Laika era una trovatella trovata a Mosca, ma on purpose, perché dovevano beccare un cane che sapeva resistere alla vita dura del randagio in una città come Mosca, in modo tale che in questo modo avrebbe potuto reggere. La sacrificano volutamente perché si sa che non tornerà indietro. Gli americani si attaccano a questo. Hanno ammazzato un cane, no? I russi mangiano i bambini e ammazzano i cani. Questa era la propaganda. Una propaganda assurda, perché nel frattempo in Alabama gli americani ammazzavano i negri. Devo dedurne che il negro conta meno del cane. Tre negri meno di un cane. Cioè, erano disperati, erano veramente disperati. E quando finalmente incominciano a muoversi, fanno la mossa vincente. E questa la fa Eisenhower. Costruisce la NASA, dice basta, togliamo lo spazio a tutti, creiamo un unico ente civile che si occupi di spazio, mettiamoci tutti i soldi sopra, mettiamoci tutte le agenzie, JPL per esempio, tutti all'interno, e da lì si comincia. Se non che questa NASA non fa niente, cioè è solo un'ottima idea, confezionata alla perfezione, ma che non è partita, partirà poi con Kennedy. Allora, io... avevo qui una serie di punti che sintetizzerei in questo modo, facendoti una domanda e poi eventualmente, intanto per lasciare un po' di spazio alla platea che penso abbia interesse a dialogare, abbiamo visto come vanno le cose, io aggiungo una cosa di cui abbiamo parlato tu ed io e che mi ha molto interessato, però la metterei da parte, eventualmente torneremo, ed è il fatto che il vantaggio dell'Unione Sovietica finisce per coincidere con la fine di un'epoca. Questa fine di un'epoca è nell'ottobre del 1964 il colpo di Stato, possiamo chiamarlo così, che porta Podgorny, Brezhnev e Kosygin a estromettere dal potere Khrushchev. Khrushchev è il primo a perdere il potere in Unione Sovietica senza lasciarci la ghirba, questo lo dobbiamo dire, che anche questo dimostra che aveva una sua genialità. Però, guarda caso, questa cosa coincide anche perché pochi mesi dopo muore Korolev. Quindi nel 65 improvvisamente, diciamo così, non tanto improvvisamente, ma insomma la bilancia si sposta dall'altra parte. Cominciano i programmi Mercury e Apollo e cinque anni dopo circa, solo una cosa, dicevo, finisce Khrushchev, una cosa che ho detto al professore, io avevo, come molti bambini della mia epoca, io non so quanti qui hanno mai mangiato il formaggino mio, ma comunque il formaggino mio, che apparteneva alle tante cose moderne che riuscivamo ad avere a quell'epoca, aveva al suo interno delle figurine che non so come erano fatte, ma erano tridimensionali. Cioè tu, a seconda di come li orientavi, vedevi una cosa diversa, vedevi un gatto, vedevi un cane. Io ne avevo una, che naturalmente ho perduto e che oggi probabilmente mi farebbe di me un uomo ricco, che faceva vedere, a seconda di come la giravi, o Khrushchev, o Kennedy, o Papa Giovanni. Allora, Khrushchev è l'ultimo di questa triade, no? Perché nel 63 a giugno muore Papa Giovanni, a novembre, lo sappiamo, viene ucciso Kennedy,
Khrushchev sopravvive, ma è un'Unione Sovietica completamente diversa da quella che vedremo da lì in poi. Quindi si chiude un'epoca. Però il lascito di quest'epoca è quello che ci porta sulla Luna. La domanda che io ti voglio fare però è questa, ed è: ma i russi, quando hanno lanciato lo Sputnik, volevano andare sulla Luna? Quando è, chi e come viene messa, cioè tutto diventa una corsa, o almeno a noi viene detto che tutto è una corsa per arrivare primi sulla Luna? Questo lo dico perché io ricordo perfettamente, insomma, il piccolo passo per l'uomo, il grande passo per l'umanità e tutte queste cose, eccetera. Però mi ricordo anche che 2 anni dopo, era l'ora di pranzo, c'era la fascia meridiana, la TV aveva una durata molto piccola e da poco c'era stata questa innovazione che all'ora di pranzo si poteva vedere il telegiornale. Vidi insieme ai miei genitori, quasi annoiati, degli astronauti americani che camminavano sulla superficie lunare con un aggeggio, un trabicco, una sorta di jeep, e dopodiché nessuno c'è più andato, insomma hanno fatto 5-6 ulteriori cose e poi la Luna è dimenticata. Allora però negli anni 60 è stata una corsa, ma questa corsa quando nasce? Chi dà il via? Chi decide che è quello il traguardo? Ma grazie per questa domanda, perché è la... io non ci avevo mai pensato, e scrivendo questo libro che me ne sono accorto. Io devo dire, non lo volevo scrivere questo libro, mi è stato imposto dal mio editore, quello mi ha detto scrivi questa cosa. Ha fatto bene. E io scioccamente, pensando di sapere tutto quello che serviva, gli ho detto di sì, poi mi sono accorto che non era vero, e gli sono grato perché ho capito delle cose, o credo di avere capito delle cose che, sulle quali non avevo mai riflettuto e non avevo quindi capito. Una di queste è che la corsa alla Luna se la sono inventata gli americani. Io mi ricordo quando ero bambino facevamo queste cose di tanto in tanto, si correva e poi a un certo momento uno diceva il primo che arriva lì ha vinto, e naturalmente era uno che era praticamente già lì. Anche noi allora che cosa succede? Utilizzavamo questi sporchissimi trucchi. Sempre gli americani hanno questo problema, che sono sbaragliati dai successi sovietici, ma sono anche in difficoltà per tutta una serie di guerre perdute. Ancora non c'è il Vietnam, ma c'è stata la Corea, che è stata una batosta terrificante. C'è la Baia dei Porci, che di nuovo è collegata a che cosa? Alle bombe atomiche da poter puntare, eccetera. Quindi è sempre la solita storia della guerra, delle bombe atomiche e via discorrendo. Kennedy, primo presidente cattolico, primo presidente, diciamo, non latino perché irlandese, però diciamo esotico rispetto ai precedenti, si trova in una situazione disperata, perché ha ereditato la Baia dei Porci, perché non ha, una, ha avuto una vittoria schiacciante, ha avuto una vittoria di misura, ha delle idee da portare avanti, ma non sa come portarle avanti perché la nazione non lo segue, ha bisogno di lanciare un messaggio forte. E lo spazio è l'ideale. Fa un azzardo, fa chiamare von Braun e gli dice io voglio andare su Marte. Von Braun, io non lo so, non ho assistito alla telefonata, ma immagino si sia rotolato dalle risa dicendo ma tu sei matto da legare su Marte. Dice su Marte non ci può andare nessuno. Dice, allora portami alla Luna. Von Braun dice, semplifico naturalmente, dice si può fare. Alla Luna si può fare. Da quel momento in poi la Luna diventa l'obiettivo. Ma perché scelgono la Luna? Perché c'erano due possibilità: o costruire una stazione spaziale, che dal punto di vista militare sarebbe stato molto meglio, o andare sulla Luna. Ma i sovietici rispetto alla stazione spaziale erano molto più avanti. La faranno, insomma, ancora adesso l'ascensore per andare sulla stazione spaziale internazionale è una Soyuz, quindi Mir nasce molto prima. Quindi non si può scegliere l'opzione stazione internazionale, stazione in orbita, diciamo, si può scegliere la Luna. E a questo punto, con la propaganda americana, che è geniale, utilizzando Kennedy, utilizzando il fatto che Kennedy muore, adesso poi vi dirò una cosa interessante, questa idea di chi arriva primo alla Luna, che ancora non è sicuro che siano gli americani a poterlo fare, perché i sovietici sono molto più avanti, poi ai sovietici capita tutta una serie di guai e non ci arriveranno, forse non ci sarebbero arrivati mai,
perché avevano fatto il passo più lungo della gamba. Non vi dimenticate che il prodotto interno lordo sovietico era ridicolo rispetto al prodotto interno lordo americano. Non vi dimenticate che i sovietici stavano bruciandosi nello spazio quasi il 50% di quello che serviva per gli armamenti, e naturalmente i militari stavano con i Kalashnikov puntati nella speranza di poter recuperare questi soldi. Dall'altra parte però c'era Kennedy, il quale chiede al Congresso una somma spaventosa. Pensate che la NASA, da 4.000 impiegati, diciamo, di vario grado, passa a 40.000, e si arriva a 400.000 se uno considera tutto l'indotto del programma Apollo. Il quindi, sogno di qualunque ministro italiano. Diciamo. Una cosa, sì, in modo da poterli tassare. Le accise sulla NASA. Kennedy si butta allo sbaraglio con l'abilità, la genialità, la grandezza di un uomo assolutamente straordinario, ma anche, come dire, come i grandi condottieri, avventato. Chiede al paese un sacrificio economico mostruoso e se ne accorge a un certo punto. A un certo punto gli viene paura e dice: porca miseria, vuoi vedere che ho fatto il passo più lungo della gamba e che adesso passerò dei guai seri? E allora che cosa fa? Va alle Nazioni Unite e fa un discorso bellissimo, come solo lui li sapeva fare, in cui dice: lo spazio è grande, è bello, è forte, ma perché ci dobbiamo andare separati? Mettiamoci a braccetto. Khrushchev, che scemo non era, dice: che vorrà dire questo? Poi, siccome c'era stata la faccenda dell'Udu, cioè, i due si erano intesi, Khrushchev comincia a digerire la cosa, dice quasi quasi, e Kennedy è felice di questo perché può tagliare il budget della NASA e recuperare un po' di soldi per il welfare, per tutte le leggi che deve fare anche a favore della... Se non puoi batterli, unisciti a loro. Esattamente. E allora, succede, se non che Kennedy viene ammazzato a Dallas. La morte di Kennedy coincide con la conquista americana della Luna, perché nel momento in cui muore Kennedy e diventa presidente Johnson, Johnson, suo vicepresidente texano, no? Sospettato, anche se... di essere il mandante. Ingiustamente, di essere il mandante dell'omicidio, deve portare avanti il sogno di Kennedy. Non può fare diversamente, perché se non lo fa, come dire, si capirà che evidentemente i poteri forti, eccetera. Quindi lo deve fare, lo porta avanti con grande, tra l'altro con grande competenza, perché lui era il rappresentante della Casa Bianca per le questioni spaziali, è lui che va a trattare con von Braun, è lui che fa la relazione a Kennedy su che cosa si può fare, quindi se ne intende, ci capisce, anche se non è un tecnico. Da lì nasce questa corsa che gli americani possono vincere, perché gli americani hanno l'industria privata, che si mette in questo business miliardario e fa quello che deve essere fatto. Hanno la NASA, controllata dal punto di vista ingegneristico da von Braun, dal punto di vista politico dalla Casa Bianca, quindi sono un monolite ricco. I sovietici sono tante particelle geniali, perché oltre a Korolev di geni ce ne sono da vendere nell'Unione Sovietica di quell'epoca, geni spaziali. Ci sono i politici, ci sono i militari e poi c'è il Cremlino. Mettendo insieme tutti questi polli più o meno grossi e qualche gallo nel pollaio, i sovietici sono nei guai. Finché vive Korolev, che ha forte temperamento e ormai si è guadagnato una reputazione tale per cui anche i più grossi degli altri galli devono stare attenti, ce n'è solo uno che si può permettere di beccarlo, perché tra l'altro anche lì funzionava la sistemazione del figlio, no? Sistema il figlio di Khrushchev, e quindi, come dire, è piuttosto ben protetto. Amico degli amici. Un altro fa ancora meglio, sistema il figlio di Beria, che secondo me era ancora meglio. Khrushchev aveva sistemato bene. Quindi poche risorse, perché l'Unione Sovietica non ne ha a sufficienza, mettendo questo grande sbriciolamento delle risorse e soprattutto dei progetti, puntando su due progetti, anzi su N progetti, perché Korolev non voleva andare alla Luna, non gli fregava niente Korolev della Luna, lui voleva andare su Marte e su Venere, e ci prova,
e ci riesce anche per certi versi. Beh, questo forse è una cosa poco nota, che spara delle cose in direzione. Cioè, il primo satellite del Sole, cioè il primo oggetto che va in orbita solare, è un Luna, che non riesce a colpire la Luna e va in orbita solare. Il primo oggetto che arriva su Venere è sovietico, il primo oggetto che arriva vicino a Marte è sovietico. E, cioè, i sovietici hanno fatto tutto, il 100% di quello che si doveva fare, salvo un passaggio non banale, che è quello di andare alla Luna. Adesso ti chiedo ancora un minuto per dire che però andare alla Luna non è l'ultimo passaggio, è un passo enorme. Come diavolo abbiano fatto gli americani ad arrivare sulla Luna, me lo domando ancora, perché la probabilità che qualcosa andasse male era elevatissima. Quindi io sono assolutamente convinto, per quelli che hanno fede nel Padre Eterno, io non sono tra quelli, ma penso che se c'è un Padre Eterno, il Padre Eterno abbia detto va bene, si può fare, no? E abbia messo il suo imprimato, perché altrimenti non ce la potevano fare. È qualcosa di assolutamente straordinario, ma è ancora più straordinario perché lo hanno ripetuto, cioè non ci sono andati una volta sola, ci sono andati 4-5 volte, portando 12 astronauti, eccetera, eccetera, addirittura Aldrin con la mazza da golf per vedere se la gravità ti consente di giocare a golf meglio, la bassa gravità. Beh, da vicino non so. Però il risultato, e tu me l'hai chiesto, io te lo dico, la Luna era come in una partita di calcio. Che cosa ci guadagna l'umanità dal fatto che Mertens riesca a mettere la palla dentro la porta della Juventus? Niente. Io ne sono profondamente felice, però dal punto di vista sostanziale non ci guadagna niente. Quindi gli americani sono stati profondamente felici perché il loro tifo per il loro paese e tutti quelli che tifavano America sono stati felici perché il tifo era soddisfatto, ma dal punto di vista della necessità di andarci, zero. Tant'è vero che ci siamo andati più. Voi direte, no, ma c'è un'altra cosa, tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato, certo, tutto il know-how che abbiamo sviluppato, certo, è evidente. Questo è stato un enorme guadagno, ma non è il frutto del viaggio alla Luna, è il frutto della guerra fredda. Perché purtroppo gli uomini, quando non sono in guerra, si addormentano, stanno seduti al sole, guardano le farfalle volare, annusano l'aria. Quando sono in guerra invece si devono rimboccare le Juventus, tutte queste cose. Pure peggio. Invece quando sono in guerra si devono rimboccare le maniche per cercare di vincere e quindi devono aguzzare l'ingegno. È triste a dirsi, però non è la prima volta che viene detto, palemos pantum paterestia, è una vecchia storia. Allora, io avrei ancora tante cose da dire, tante cose da chiedere e così via, e magari mi riservo di poterlo fare. Ho sicuramente ancora un domandone, ma anche questo me lo terrei da parte. E visto che abbiamo fatto un quarto alle sette, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, vi lascerei la parola per, non so, chiedere al padrone di casa. Sì, vabbè, non abbiamo problemi. Stiamo aperti fino a chissà quando. Dopodiché, io treno domani alle 1. Vabbè, anch'io, io ce l'ho alle 9:30 stasera. Quindi, e quindi vi lascio la parola e poi mi riservo di tirare le fila alla conclusione. Prego. Vede che se no faccio una domanda io. Niente, va bene. Prego. Cioè, una delle conseguenze della guerra fredda, non solamente dal punto di vista tecnologico o economico, è così indirettamente anche di tipo storico, sulla storia e sulle epistemologie influisce. Io ricordo che quando il giorno dopo dell'allunaggio degli americani uscì un articolo che si chiamava Il satellite della Luna. Posso darle? Questo articolo era stato pubblicato, fu pubblicato da Marcello Cini, che è un fisico teorico abbastanza importante in Italia, e quell'articolo diede luogo poi, rifacendosi poi all'analoga posizione.
posizioni che si erano sviluppate negli Stati Uniti, ha una dicotomia molto forte dal punto di vista storico e epistemologico, perché a quell'articolo si rispose rivalutando il materialismo dialettico. Quindi da una parte c'erano coloro che sostenevano l'importanza dei fattori sociali, politici, economici sullo sviluppo della scienza e della tecnologia e come una civilizzazione di tipo capitalistico come gli Stati Uniti fosse stato in grado di fare quello. Dall'altra invece si sosteneva come dal punto di vista teorico, va bene, ci fossero state le acquisizioni che potevano essere fatte risalire a qualcosa che avevano detto Marx e Engels un secolo prima. E questa discussione, poi anche a livello internazionale, è durata per un bel po', una quindicina d'anni. Quindi la competizione riusciva ad avere anche questi risvolti di questa profondità ideologica? Ma diciamo il risvolto ideologico nella guerra fredda è dominante, vorrei dire. Cioè è prima di tutto una guerra di ideologia. È una guerra di potere, naturalmente. Sono rimasti solo due polli giganteschi su questo pianeta. La Germania non esiste più. L'Inghilterra ormai è, diciamo, pronta alla Brexit. Ante litteram. La Francia ormai è ridotta a un piccolo paese. Non, la Cina non esiste ancora, è ancora da costruire. L'India è un paese quasi... Non c'è più nessuno, ci sono soltanto questi due blocchi e gli americani sono convinti di avere la tecnologia per battere chiunque altro e non si preoccupano. In America la dottrina di Monroe, diciamo, è sempre stato il freno a mano degli americani. Ma perché mi dovrei impicciare dei fatti degli altri? Facciamoci i fatti nostri, facciamoci solo quelli degli altri quando ci serve di doverli fare, per esempio se gli altri hanno il petrolio. Questo in sintesi. Poi ogni tanto sono costretti a intervenire. Questo succedeva fino a un certo punto. Adesso la situazione è un po' cambiata, diciamo, perché adesso effettivamente nel pianeta si è ricostruita una dicotomia tra perlomeno una diarchia tra Stati Uniti e Cina, che però ha caratteristiche molto diverse da quelle della guerra fredda con l'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica aveva i carri armati, a Stalin piacevano i carri armati, aveva una quantità sterminata di carri armati. Quando arriva la bomba atomica spiazza la situazione, i carri armati si possono ancora usare, ma i cannoni anche, ma non la bomba atomica. E a questo punto ci si confronta sul piano ideologico. Non dimentichi, noi siamo il paese con il partito comunista più forte dell'Occidente. Io ricordo quando ero bambino la quantità di comunisti sovietici che mi circondavano, cioè di gente che considerava, dice andiamo a Capri, no, meglio andare a Mosca. È molto adesso più bello. Non esageriamo, va bene essere comunisti, ma è molto più bello, tanto credo che Lenin fosse stato a Capri. Sì. E quindi sì, Pasquale, concordo in pieno. Anzi, io lo aprirei ancora. Cioè, era un confronto a tutto campo. Se voi vi ricordate i film di Peppone e di Don Camillo, c'è quello famoso del viaggio a Mosca, che è giocato proprio su questa doppia faccia dei sovietici, un po' scemi, un po' burocrati, un po' dolci, un po' semplici. Cioè c'è tutta quell'umanità che uno riconosce a un popolo che non si disprezza, che non si odia, ma che in qualche modo si ama. È stato un momento importante della storia di questo pianeta, che la corsa allo spazio ha rappresentato, diciamo, in forma plastica, perché per un certo tempo hanno vinto i sovietici anche sul piano ideologico, i capitalisti americani. I sovietici sono buoni, aiutano. Dall'altra parte, i sovietici che mangiano i bambini, io me lo ricordo bene,
che da ragazzo mi dicevano che, che in Russia si mangiavano i bambini, e io mi sono sempre domandato, quando ero piccolo piccolo, come facessero, cioè se li cuocevano, come li mangiavano. E questo mi è rimasto, ogni volta che vado a Mosca. Ma il bambino come si cucina? Prego. Una domanda molto banale. Cosa dobbiamo rispondere alle persone che dicono che non siamo mai andati sulla Luna? Posso dire solo una cosa, cioè, nel 1969, per essere precisi il 25 luglio del 1969, quindi 5 giorni dopo il piccolo passo per un uomo, il grande passo per l'umanità, io sono entrato in un bar di Via Nizza, zona popolare dove c'è il Lingotto, adesso c'è, non c'è più, allora c'era ancora la fabbrica, eccetera. E sono andato a prendere, non un caffè perché a quell'epoca non lo bevevo, come sono entrato in questo posto, e dentro, perché prendevo ripetizioni da quelle parti, ripetizioni di greco e latino, quindi insomma tutto sempre è complicato, ed era la locale sede del Partito Comunista. Sono entrato lì dentro, c'erano quattro signori che discutevano e avevano quattro diverse teorie su come avevano fatto gli americani a farci credere di essere andati sulla Luna, ma loro erano certi che non ci fossero andati. Quindi, diciamo, le origini sono state abbastanza lontane. Dunque, ci sono dei fotogrammi che sono stati utilizzati per dire che eccetera, eccetera. Noi abbiamo la prova certa che ci sono andati, perché adesso riusciamo ad osservare le bruciature fatte dal LEM quando è ripartito, no? Che ha bruciato il suolo sottostante, si vedono perfettamente, tra l'altro si vedono anche in spettroscopia, cioè andando ad analizzare gli elementi che ci dovrebbero essere. Quindi abbiamo la prova provata, eh? San Tommaso sarebbe contento, ci ho messo il dito, va bene. La domanda però è, io me lo sono posto ogni volta, quando andando sul web mi hanno fatto vedere la foto con l'ombra sbagliata, con la bandiera, cosa. Io mi sono fatto un'idea, probabilmente è sbagliata, ma mi sono fatto un'idea. Io ho l'impressione che gli americani sono andati ovviamente sulla Luna, hanno fatto quello che hanno fatto, hanno portato i campioni lunari, però probabilmente gli è mancato un corredo iconografico adeguato e lo hanno aggiustato. Non è escluso, non ho nessuna prova per sostenere questo, ma potrebbe anche essere che gli serviva una bella foto, no? Che non ci avevano, dice, beh, ci siamo andati, facciamola. È come se lei fosse andata in vacanza alle Maldive, adesso torna a casa, deve fare vedere agli amici, e si accorge che il telefonino si è scaricato. No, dice, aspetta un momento, vado un attimo sul Naviglio, vedo di congegnare una cosa e poi me la vendo come. Può anche essere, naturalmente. Quello che è certo e quello che ci interessa, che è molto importante, è che ci siamo andati. Ci siamo andati, ci torneremo. Io ripeto, prendetevi la briga di vedere che cosa hanno dovuto fare per andare sulla Luna e vi accorgerete che non è possibile che ci siano andati. Però ci sono andati. Il vero miracolo è che non siano morti in questa operazione, né loro né gli equipaggi successivi. Perché io ve lo voglio riassumere, mi prendo un secondo, ma ve lo devo dire perché ogni volta che ci penso mi viene male. Dunque, un tizio viene infilato dentro una scatola di latta, di uno spessore tra l'altro nemmeno molto grande, e viene lanciato assieme ad altri due cristiani da un razzo alto 110 metri, che ha 3.000 tonnellate di materiale esplosivo all'interno, perché l'idrogeno. Questo arriva su, e vabbè, questo è stato fatto diverse volte, non c'è problema, ormai le Gemini, i sovietici, le cose, questo si riesce a fare, si arriva in orbita. Arrivato in orbita, questo affare si stacca dopo che i vari stadi sono stati eliminati, si stacca e gli astronauti, e qui c'è la differenza con i sovietici che non pilotavano, i sovietici erano passeggeri di solito, mentre gli americani erano piloti, girano il naso a staffare, si riattaccano al razzo per estrarre il LEM che è all'interno. Voi dite, vabbè, che ci vuole? Provate a estrarre un filetto di tonno da quelle guattelle di vetro, dove c'è, sapete quello che
riuscite a togliere solo la parte sopra e il filetto resta. Immaginate che cosa deve essere sfilare un LEM da un affare del genere. Viene sfilato, poi si girano e partono, vanno verso la Luna. Se sbagliano il colpo, o si schiantano sulla Luna, o vanno nello spazio e diventano il primo uomo in orbita attorno al Sole, a parte quelli sulla Terra. Fanno tutto per benino, si mettono su un'orbita e va bene. Dopodiché devono correggere quest'orbita. Con i conti è banale, ma lo dovete fare in pratica. E i vari piccoli motori che sparano idrazina devono fare tutto questo con precisione estrema. Devono fare un'orbita bassa, perché bisogna andare il più vicini possibile alla Luna. Si può fare perché non c'è atmosfera. Si fa un'orbita molto allungata che sia quasi radente alla Luna. Quando siete al punto più vicino, staccate il LEM, dove nel frattempo avete fatto passare i due cristiani. Questo LEM si stacca e incomincia a scendere. Uno dice, cerchi l'aeroporto, ci sono le lucette, ci sono le cose, c'è una torre di controllo che dice all'EM, si sta... No, non sanno dove, hanno delle foto grossolane, hanno un'idea ridicola. Vabbè, dice, pazienza, finiremo in un prato, no? Perché se il LEM finisce male, poi il LEM è la rampa di lancio per se stesso, quindi deve finire alla perfezione. Hanno 100 secondi per fare questo e fanno questo tutto col pilotaggio a mano, perché a un certo momento si accorgono che le macchine non ce la fanno. Tutto questo nel mentre che gli allarmi sono esplosi, perché ci sono delle cose che non funzionano, ma non importanti. Però immaginate due tizi, di cui uno con un joystick in mano, che stanno cercando di atterrare dove non sanno dove, sulla Luna. Hanno 100 secondi, dopodiché è finito tutto, con gli allarmi che ti suonano, le luci che così... riescono ad atterrare. Dopodiché dormono per 7 ore, lo sapete questo, che dormono per 7 ore, perché sennò sarebbero impazziti, cioè consumano una tale quantità di energia psichica che devono recuperare. Aprono lo sportello, scendono sulla Luna e anche questo sembra banale. Dice, vabbè, insomma, scendi da un giovanotto, una scala come quella, io scendo. Se non che poi lì che cosa c'è? Non c'è mai sceso nessuno. E se quando metto il piede, brum, quindi questo piede che scende è qualcosa di... Finalmente scendono sulla Luna, fanno la loro passeggiata, saltellano, fanno le foto, alcune forse fake, ripartono. Devono ripartire da una rampa di lancio che è quella che si sono portati dietro. Il LEM è anche la rampa di lancio per la scatolina che risalirà in orbita dove Collins li aspetta. Tutto questo deve essere fatto con estrema precisione, perché Collins non è una cosa enorme in un laghetto piccolo, è una cosa infinitesima in un vasto oceano. Lo devono ripigliare alla perfezione, riagganciarsi, entrare nella navicella, staccare il LEM e far ripartire la navicella verso terra senza sbagliare, perché se ci arrivano troppo veloci, come il sasso, no? Verranno buttati nello spazio. Se arrivano con un'inclinazione troppo alta, verranno bruciati all'atmosfera. Dopodiché, vabbè, tutto il resto era già stato provato, funziona. Ma se voi calcolate quante cose avrebbero potuto andare storte, la probabilità, probabilmente questi salendo a bordo hanno detto, vabbè, insomma, non torniamo, arrivederci, è stato bello. E invece sono tornati. E erano stati tutti e due abbattuti in Corea, quindi... Sì, 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 no, loro erano, io ho parlato a lungo con Avdeyev, che è quello che ha record mondiale di permanenza, ha avuto, adesso non è più, record mondiale di permanenza nello spazio 2 anni e 2 mesi, è un signore di 50 anni, sembra che abbia 600, perché è rovinato dai raggi cosmici, e lui dice noi quando salivamo sapevamo che non saremmo tornati. Cioè, noi salivamo a bordo della Soyuz per andare sulla stazione spaziale, i primi voli, nel convincimento che non saremmo tornati, cioè che qualcosa sarebbe successo. Ma per noi piloti militari, dice, è normale, cioè, il pilota militare sa che può morire e lo mette nel conto, non ha paura, diciamo. Certo, se uno avesse paura, immaginatevi che cosa... Cioè, quale tragedia è volare nello spazio. È un gesto eroico assolutamente straordinario. E io, visto che tu volevi leggere la cosa di Gagarin, vi devo dire
che sono sedotto da due episodi di Gagarin, sedotto incredibilmente, questo giovanotto di 27 anni, il quale quando viene portato a vedere la, la Vostok da Korolev a Mosca in costruzione, che è una specie di imbuto terribile, sovietico, c'è niente praticamente, tutto ferro, leve, cose. Tra l'altro c'è un sedile di ferro dove ti siedi, poi c'è una striscia di cuoio e una maniglia di ferro a cui ti devi attaccare, perché lui la guarda da fuori e poi chiede a Korolev se ci può salire dentro. E Korolev gli dice sì, sì, certo. E che cosa fa Gagarin? Si toglie le scarpe. Perché i russi quando entrano in casa si tolgono le scarpe. Cioè tratta quell'oggetto come casa. E la seconda cosa che veramente mi colpisce è quando lui finalmente si sgancia per ritornare a terra, si sgancia dal bruciatore, diciamo, che aveva dietro, non si sgancia bene, i cavi restano attaccati, si mette a rotolare come un pazzo, e diciamo in una situazione ipercritica, non avverte Korolev per non farlo preoccupare. Come gli americani, we have a problem, Houston. No, non dice niente, lo dirà dopo. Una volta arrivato, dice: sai, mi è capitato quello, ma io pensavo che non era niente di grave. Ecco, questo è il vero eroismo. Sono questi gli uomini che cambiano la storia dell'umanità. E questo ragazzo aveva 27 anni. L'umanità poi ha cambiato la storia di questo ragazzo, perché nel momento in cui è diventato Gagarin, l'aquila dello spazio, è impazzito e è finito anche male. Ma un uomo veramente, veramente straordinario. Prego. Una domanda sul significato scientifico, che ho parlato di questa cosa della luna, una conquista che gli americani hanno detto bella, il traguardo, la realtà che invece ci stavano andando con una ricerca automatica. Non particolare, l'unica cosa abbiamo imparato facendo geologia lunare, abbiamo imparato alcune cose sulla Luna che non sapevamo per certe, però non, voglio dire, se tutto quello che è stato speso in vite umane, in materiali, eccetera, dovesse essere giustificato dalle scoperte scientifiche, strettamente scientifiche, non tecnologiche, del viaggio alla Luna, beh, direi che è uno dei più grandi fallimenti della storia dell'umanità, e la ragione per la quale poi ci sarà di più. Nel momento in cui hanno vinto... Cioè tu dici che l'analisi costi-benefici... No, era assurda. Adesso è diverso, perché adesso non ci vai. Trump l'ha dichiarato chiaro e tondo. Ha detto, lo spazio è un luogo privilegiato per controllare militarmente il pianeta. L'ha detto proprio papale, papale. Noi dobbiamo andarci perché noi siamo una nazione più forte. Dopodiché c'è un altro aspetto, che è lo sfruttamento dello spazio, perché lo spazio, i corpi celesti sono pieni di cose che noi non abbiamo o abbiamo in misura minore o che comunque si possono recuperare, dall'acqua degli asteroidi ai metalli rari che si trovano in vari corpi celesti. Ma c'è un altro aspetto che secondo me si trascura spesso e che è capitale. A Napoli si dice, io non sono napoletano ma ormai mi sono adattato ai detti locali, che noi viviamo sotto il cielo, che vuol dire tutto ti può capitare da un momento all'altro, ma niente è più vero, noi viviamo sotto il cielo, cioè noi potremmo essere raggiunti da un asteroide killer o da una cometa killer, non so, fra 5 anni, 10 anni, 20 anni, cerchiamo in tutti i modi di scoprirle, di fare, cioè, ma non c'è difesa, altro che il coronavirus. Lì veramente il pericolo può essere mortale. Se l'asteroide è di dimensioni modeste si può cercare di fare qualcosa, ma se dovesse essere una cometa grossa, ma soprattutto un asteroide di una quindicina, una ventina di chilometri, non c'è niente da fare.
la superficie del pianeta verrebbe devastata e tutto quello che c'è sulla superficie del pianeta, inclusi noi, andrebbe perduto. Quindi la nostra civiltà andrebbe cancellata. Se noi riusciamo a portare la specie umana in alcuni altri corpi celesti, per esempio una stazione spaziale, per cominciare, ma è poca cosa, una base lunare, ma è poca cosa, colonizzare Marte già comincia a diventare interessante, arrivare fino ai satelliti di Saturno. Ecco, noi avremo diversificato l'investimento della nostra civiltà e quindi se crolla una banca ci saranno le altre a salvare i nostri risparmi, altrimenti è veramente la fine dell'umanità ed è inutile nascondersi con la testa dentro un buco. Non vi sto dicendo niente di drammatico perché io non ho la più vaga idea di che cosa stiano facendo gli asteroidi killer in questo momento, ma non posso assolutamente escludere che ce ne sia uno dietro l'angolo. Non domani, tranquilli, fino a domani ci arrivate, ma in un tempo ragionevole, in un tempo di vita di un uomo, nessuno sa che cosa può succedere. Quindi, siccome è già successo, i dinosauri non ci sono più, forse per questo, noi siamo ormai dinosauri di questa terra, quindi sarebbe opportuno andare nello spazio. Lo spazio è il nostro futuro, è il nostro futuro. Dal punto di vista scientifico, la meccanica celeste la sapevamo già, il volo spaziale lo conoscevamo già, non era cruciale arrivare sulla Luna, non era neanche cruciale pigliare i pochi sassi raccolti e analizzarli, perché ci hanno confermato delle cose che più o meno sapevamo, o perlomeno immaginavamo. Il grosso problema è che non si poteva non andarci, perché se non ci fossimo andati noi occidentali, ci sarebbero andati i sovietici e questo avrebbe destabilizzato il sistema politico del pianeta, con tutte le conseguenze del caso. Anche se io penso che se anche i russi fossero riusciti ad arrivare sulla Luna, e non ci sarebbero riusciti, non avevano la forza per farlo. Perché hanno fatto delle splendide missioni automatiche. Sì, automatica, ma non non ti dimenticare che loro avevano un problema, loro non hanno sviluppato l'elettronica e nello spazio l'elettronica è vitale, ma è vitale anche per un'altra, oltre che perché ti aiuta a fare le cose, perché se tu vai avanti a valvole, no? Come andavano avanti i sovietici, non puoi togliere l'aria dagli abitacoli, perché se togli l'aria non le raffreddi e se non le raffreddi le valvole si fondono. Quindi loro avevano tutta una serie di limitazioni che hanno superato in maniera clamorosa, perché le macchine automatiche dei russi sono arrivate sulla Luna, addirittura è arrivata sulla Luna la pallotta, si dice, che si è esplosa sulla Luna gettando dei pentagoni con scritto l'Unione Sovietica è bella. Io spero che sia vero, perché se è così, immaginate il business dei pentagoni lunari, no? Se ne raccoglieranno 5 o 6 sulla Luna e se ne faranno 400.000 forcelle, imitazioni ben riuscite, che solleveranno l'economia napoletana. L'economia campana. Io volevo chiedere, ma alla luce di tutto questo, noi se e quando arriveremo su Marte, la spinta sarà la curiosità, il diversificare l'investimento della razza umana, eccetera, o ci vorrà una guerra fredda o analogo per dare la propulsione a andare a Marte? Per dare una propulsione a razzo, sì. Per dare una propulsione no, perché ormai è chiaro che gli americani ci devono andare perché i cinesi ci vogliono andare. Io sono convinto che se i cinesi venissero sterminati dal coronavirus, cosa che ovviamente nemmeno per scherzo vorrei augurargli, ma lo dico per spiegarmi, se venissero, scomparissero, la maga turchina li facesse scomparire, avremmo un rallentamento forte del progresso tecnologico. Perché la tecnologia va avanti sulla spinta del bisogno. Quindi una guerra fredda non è augurabile. Io quando mi chiedono se sono a favore o contro la Brexit, dico io non ho la più vaga idea, ma trovo imbecille l'idea di non assecondare l'Europa, che pure è pessima, perché io sono nato nel 1944, c'era ancora una guerra, ma dall'età di un anno in poi non ne ho vista nessuna. Mio padre ne ha viste due, e clamorose. Quindi la pace
è la cosa più bella che ci sia, però la pace produce burocrazia, produce Bruxelles, produce gli ispettori, produce anche poco coraggio e un po' di meschinità. La guerra è orribile, è atroce, ma fa uscire qualche volta il peggio degli uomini, ma anche il meglio. Quindi come sempre c'è un balance. Purtroppo la guerra, tra virgolette, ci vuole finché l'umanità non sarà in grado di capire che si può fare la stessa cosa senza ammazzarsi. Ci pensi bene, l'investimento che hanno fatto gli americani sulla Luna, che viene 200 miliardi di dollari, è un terzo di quello che hanno speso per la guerra in Vietnam. Eh sì. Quindi è stato, dal loro punto di vista, è stato quasi economico la cosa, perché hanno spostato, diciamo, il conflitto con la Russia da un piano che poteva essere pericolosissimo militare a un piano, diciamo, hanno portato nello spazio. Ah, hai assolutamente ragione, hai assolutamente totalmente ragione. Il problema è che mentre andare sulla Luna, diciamo, è simbolico, in Vietnam loro dovevano tamponare una situazione che non ci sono riusciti, quindi tra l'altro è fallimentare quella cosa, perché hanno speso quello che hanno speso in vite umane e in... però pensa quanta democrazia ha portato la guerra del Vietnam negli Stati Uniti. È incredibile. Cioè gli Stati Uniti sono maturati dal punto di vista sociale grazie alla guerra in Vietnam. Bisognava che un sacco di ragazzi americani morissero nelle paludi del Vietnam, del sud Vietnam, perché si accorgessero di determinate cose. E gli americani ancora hanno molta strada da fare su quel terreno, secondo il mio modesto avviso. Prego. Due domande. Una sugli asteroidi che ho menzionato, se non sbaglio ci sono degli studi per mappare o per valutare gli asteroidi che possono impattare la Terra. Sì, è vero, gli americani lo fanno sistematicamente, anche perché noi abbiamo tutto un problema di mandare le sonde attraverso i detriti che circondano la Terra, quindi bisogna mappare i detriti che abbiamo fatto noi e poi bisogna mappare gli asteroidi, soprattutto gli asteroidi grossi. Allora, sugli asteroidi veramente grossi, a meno che non abbiamo la sfortuna che dalla fascia di Kuiper arrivi qualche cosa di inatteso che noi non sappiamo, non dimenticatevi che le orbite lì durano centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, quindi noi non le possiamo prevedere. Se a un certo momento qualche cosa sta camminando verso di noi, magari arriverà fra 3 secoli, sta camminando verso di noi di grosso, quello è difficile monitorarlo. Gli asteroidi grossi sono monitorati al 99%, ma diciamo che gli oggetti di piccolo taglio sono largamente sconosciuti, e gli oggetti improbabili, quelli che ti arrivano all'improvviso, non sono ancora, cioè non siamo ancora in una situazione tranquilla da questo punto di vista. E poi, quando anche li avessimo mappati, se ce n'è uno che viene verso di noi, cioè sapere che viene verso di noi ci può aiutare per andare in chiesa prima a confessarsi, ma finisce lì, perché tra l'altro con la storia della deviazione in corso d'opera, cioè sparargli qualcosa addosso in modo che cambino rotta, va bene nei film, ma nella vita pratica è molto, ma molto, ma molto complicata, perché per deviare a sufficienza un proiettile vicino bisogna che l'angolo sia molto grande, noi non ce l'abbiamo l'energia per farlo. Per poterlo fare bisognerebbe colpirlo quando è lontanissimo, ma A va scoperto e B bisogna avere la forza di andare fin laggiù, acchiapparlo e sparargli addosso in maniera a concia, come in un gioco di biliardo a stecca, dell'esplosivo, in modo tale che, quindi voglio dire, noi siamo ancora qui da centinaia, da milioni di anni, moltissimo tempo le specie viventi si riproducono, quindi vuol dire che qualcosa di veramente tragico non è successo. Però se noi amiamo veramente la nostra civiltà, dovremmo pensare che potrebbe succedere. A questo punto, come fa un buon padre, fare un'assicurazione, mettere un po' di capitale in un'altra banca. Secondo me è saggezza. La seconda domanda è un
sovietica, se non sbaglio, leggendo la lista, ho visto che le sonde sovietiche tendono a stare sull'equatore della Luna, piuttosto che sui poli, o viceversa, non ricordo bene. C'era le posizioni delle varie mappe delle Lune, e mi chiedevo perché hanno questa differenza di... Le devo confessare che non lo so. Patrizia, tu lo sai? Le sonde Apollo sono nella parte equatoriale, le sonde sovietiche erano più scatterate, non so se ci fosse un progetto. Sicuramente adesso ci sono dei progetti per andare al Polo Sud lunare, i cinesi sono andati nella parte nascosta perché volevano fare quei test lì, eccetera. Quindi hanno chiaramente scelto. Gli americani hanno scelto dei posti dove erano sicuri di trovare delle zone pianeggianti dove poter allunare. Speravano. B, cercavano di trovare dei posti geologicamente diversi perché volevano studiare la geologia della Luna. E C, volevano dei posti che nel momento in cui loro arrivavano avessero l'illuminazione giusta. Sì. E quindi... Sì, questo è fondamentale. Il problema dell'illuminazione, perché bisogna pensare che uno deve avere la possibilità. L'illuminazione non è per vedere, cioè accendo i fari e guardo, devi avere le ombre in modo da vedere quanto sono alti gli ostacoli per arrivare, quindi devi arrivare all'alba o al tramonto, per capirci, perché altrimenti uno non vede gli ostacoli, e se una zampa ti va su un sasso, dopo addio, è finita. Sì. Sì, beh, no, sai, sulla Luna, la Luna sta per 13 giorni al calduccio e per 13 giorni al fredduccio, quindi lì c'è poco da scegliere. Se uno va vicino al terminatore, però ci stai poco vicino al terminatore, perché cammina, diciamo. Un esempio è quello di Rosetta, che è atterrata sul bordo di un cratere e sì, quindi in una posizione in cui non potevano prelevare dei prelievi, eccetera. C'era un difetto, le pioggia non sono partite, no? È così. Tutto quello che doveva tenere ferma la sonda non ha funzionato. Beh, ma non è uno scherzo, ragazzi. Prima di tutto diciamo la verità. Gli arpioni li hanno fatti i tedeschi. Sì. Tanto per cominciare. Quindi questa grande tecnologia germanica non ha funzionato. Ma aggrapparsi a un corpo che non ha gravità praticamente, non ce n'ha, non è mica facile. Cioè, perché nel momento in cui spari qualche cosa, principio del razzo, va in direzione opposta. Se non lo acchiappi sul serio, proprio non riesci a unghiarlo bene, questo tipo. Quindi essere riusciti ad atterrare, o a, come si potrebbe dire, a cometare, non è mica uno scherzo, veramente non è uno scherzo. La cosa è una delle cose più difficili, quella di riuscire a posare qualche cosa su qualcos'altro che non ti acchiappa, che non ti attira. Quindi uno dovrebbe riuscire ad andarci con una velocità praticamente nulla, ma signori, stiamo parlando di distanze mostruose, stiamo parlando di laboratori elettronici che decidono quello che deve essere fatto, perché voi dalla Terra lo vedete alcuni minuti dopo. Quindi sono meravigliose queste cose che si riesce a fare, e anche nei fallimenti si intuisce però la grandiosità di queste imprese. Il problema è che la curiosità scientifica, che quando si esce dall'ambiente circumterrestre diventa sempre più interessante, andare a vedere come è fatta la cometa è una cosa davvero molto interessante, però devono essere poi raffrontati ai costi che sono mostruosi, quindi bisogna che a questi costi poi si affianchi un interesse di tipo
tipo industriale, di tipo minerario, non so come dire, ma insomma economico. Altrimenti è duro spiegare che rinunciamo a cercare il farmaco per la cura non so di che cosa e investiamo i quattrini per andare a vedere come sono fatti i sassi lunari. Questo è più duro da spiegare alla gente. Per me o per Patrizia va bene, perché noi amiamo questo genere di cose, ma il cittadino quadratico medio, che tutto sommato deve far conto sulle cose della vita e che però poi paga le tasse e vota quelli che dovrebbero darci i quattrini, quello si può risentire. Quindi bisogna che le due cose vadano insieme. Una curiosità: qualche anno fa una sonda europea che è andata su Marte, che era quasi tutta italiana, se mi ricordo, ma fallì la terra. Si è capito che cosa non ha funzionato? Il pallone è sempre un problema di pallone. Il pallone era stato fatto dalla Juventus, no? È rimbalzato. Sì, è un problema di chi arbitrava. Doveva essere rallentato dal paracadute. Da un paracadute, sì, e poi aveva dei bumpers che dovevano in qualche modo. E quella roba lì io non mi ricordo bene, tu forse lo ricordi. Doveva usare dei motori per frenare, e la sonda ha cominciato a oscillare violentemente, il computer di bordo è andato in palla, ha deciso che erano arrivati, ha spento i motori e quindi si sono schiantati. Ai. Dovevano fare delle prove che... Le prove per risparmiare, non hanno fatto le prove a terra, e hanno fatto solo delle simulazioni al computer. Il sistema non ha retto. Mi verrebbe da pensare a una notizia al telegiornale che la procura di non so dove ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Tu sai che mio marito Nanni Vignani era stato invitato a una trasmissione della domenica pomeriggio, o qualcosa di questo genere, insomma, domenica pomeriggio, ed era appena successo e lui, così, perché era, ti ricorda, presidente dell'INAF, per cercare di alleggerire la cosa, disse: è chiaro che i marziani l'hanno abbattuto. Ma e venne immediatamente preso sul serio. È stato preso sul serio, l'hanno dovuto richiamare in trasmissione per dire: no, guardate che ho scherzato. Perché, come si dice, i social impazziscono, perché ti dicono: ah, ma allora ci sono i marziani. Ma anch'io pensavo che l'avessero abbattuto i marziani. Possiamo chiudere. Allora, io chiudo, ringrazio tutti quanti, ringrazio in particolare il professore. Mi fai dire solo... Ringraziare anche io una persona. Sì. L'editore che è adesso, sì. Perché la domanda iniziale, cioè perché uno scienziato si mette a scrivere un libro divulgativo, abbiamo scoperto che la risposta è perché lo costringe l'editore, no. Che vengano gli editori. No, la verità vera è che il nostro paese è un paese singolare, nel quale si cerca di alzare l'età pensionabile dei lavoratori, esclusi i professori universitari, ai quali invece si toglie progressivamente il limite superiore, si abbassa progressivamente il limite superiore. A un certo punto, quando uno va in pensione e non sa fare altro, che cosa fa? Scrive libri. Decide di ammorbare l'umanità scrivendo libri. No, questo libro a me non mi ha ammorbato, e quindi, credo che non ammorberà. E questo è il motivo. Io in realtà ho appena consegnato un libro malloppone di storia dell'astronomia, dai babilonesi ai giorni nostri, una cosa di quelle mostruose, cioè, quando io lo leggo dico: ma chi l'ha scritto? Che è sta roba? Che mi ha portato via 9 anni di lavori, e stavamo discutendo di questo e lui mi dice: dai, scrivimi quest'altra cosa.
Io come una donna di malaffare non so dire di no, quindi ho detto di sì. Dopodiché me ne sono pentito amaramente, perché sarebbe bene che uno scrivesse di cose che sa. E allora, per cercare di tamponare la falla, ho cercato di imparare, di ripetermi la storia, e questo mi ha dato piacere, perché ho riscoperto le stesse cose, il bar vicino a casa, la gente in filobus che parlava di Brezhnev o che parlava di Podgorny. E per me Podgorny non era diverso dalla marca di un profumo, e adesso invece è diventato... Vado a letto solo con due gocce di Podgorny. No, mi fai dire solo una cosa, che era la pagina che volevo leggere e non leggerò, ed è questa. Una delle tante cose che non sapevo e che ho imparato è che i primi uomini lanciati in orbita, quindi Gagarin innanzitutto, poi German Titov, un altro di quelli che ha avuto la sfortuna di essere un po' come Buzz Aldrin, il numero due, no? in queste cose, non sono atterrati insieme alla navicella. Loro ci dicevano che erano scesi a Baikonur. Io ricordo che avevo molta ammirazione, perché gli altri li facevano cascare in mare, mi sembrava una cosa facile, questi arrivavano sulla terra. In realtà non è così, cioè lui viene eiettato fuori, e attraverso cose inenarrabili, senza far spaventare Korolev, eccetera, atterra e non sa dove diavolo sia atterrato. E ho scoperto attraverso questo libro, primo, che prima di partire a uno gli è venuto in mente di dire: senti, ma se tu caschi in un posto strano, chissà perché ti pigliano, e quindi gli disegna con un po' di vernice la famosa sigla CCCP, Soyuz, in modo che si capisse che non era un marziano, ma insomma dove arrivava. E l'altro, che più o meno gli capita, nel senso che lui finisce da qualche parte in Siberia, credo nel campo di una... No, in Siberia, in Bielorussia. In Bielorussia, nel campo di una contadina, che vede arrivare questo, immaginatevelo, no? Cioè, la cosa da cosmonauta, ma cosa avrà pensato questa donna, che probabilmente di cose tecnologiche ne aveva viste ben poche? Si vede questo che gli va incontro, e poi alla fine si capiscono, no? Lui prima fa dei segni, poi si fa aiutare, questa capisce che non ha un capoccione terribile, ma che glielo toglie, lo aiuta a toglierlo, e poi gli dà il benvenuto su questa terra, perché lui è stato il primo uomo a andare nello spazio, ma è stato anche il primo uomo che è tornato sulla terra. E come glielo dà il benvenuto? Questo è stupendo, con un bicchiere di latte. Sì. Ricordatevi i greci, il bicchiere di latte, con un bicchiere di latte. Cioè Gagarin ritorna a terra, si toglie il casco, e questa, quando ha capito, quindi munge la mucca che aveva con sé, cioè aveva la nipotina, la mucca, e gli dà un bicchiere di latte. Io lo trovo molto bello. Molto bello, molto terrestre, molto umano. Grazie. Grazie.